idee che utilizzavamo un po' nelle nostre classi, un po' che utilizzavamo quando eravamo a scuola. E non possiamo non cominciare con... Non possiamo non cominciare... Vabbè, quello che volete voi, ragazzi. Con Exodia, ragazzi! Exodia! Quando ancora lo potevamo utilizzare con tutte queste carte. C'è Pot of Greed, c'è Graceful Charity, ragazzi. E beh, qualche volta è bello, anche semplicemente ricordare. Anche semplicemente andare a dire... Ma io le utilizzavo queste carte per rivivere... Quelle emozioni, no? Già mi sto un attimo bloccando, quindi attenzione, sbrighiamoci affinché il video non sia anche troppo, insomma, patetico a livello di emozione. Patetico da pathos greco, fare molto pathos, ora cominciare ad avere anche le traveggole. Vabbè, facciamo parlare il gioco, signori. Comunque, i deck che utilizziamo nelle nostre classi. Allora, l'avversario comunque ci ha messo... Giochiamo contro antimeta. Siamo contro un mazzo che ci ha messo di primo turno un mostro che va a bandire qualsiasi carta, ma andiamo al cimitero. Quindi, signori, siamo anche in una situazione abbastanza cattiva. Vediamo un po' quello che va a succedere. Signori, va a succedere semplicemente il meglio del meglio, ragazzi. Pot of Greed, quanto è bello rivedere queste carte fumanti, eh? Chicken Game, tra l'altro, signori, è bellissimo, signori. Foolish Burial, ecco, signori. Io vi invito a vedere, ecco, questo forse è un... So che ad oggi vedere queste carte, queste potreste dirmi, non sono carte che si giocano in un Exodia ortodosso, ok? Oggi negli Exodia non vediamo più queste carte, non vediamo Machiura, anche se è stato sbandito, e non vediamo soprattutto Chicken Game. Io vorrei veramente fare un occhio di bue su questa carta, Chicken Game, che bellezza, che tra l'altro ricalca un gioco che veramente si faceva, non in quest'epoca, un pochetto prima. È veramente una cosa bellissima, signori, e vediamo in che modo era forte. Anche Chicken Game ovviamente bandito. Perché era così forte? Perché ci faceva pescare una carta e potevamo continuare questa combo. Vedete, ovviamente, ecco, al tempo era strafortissimo, perché... Signori, pescavi. Tra l'altro, ecco, una carta che forse alcuni si sono dimenticati. Carta del ritorno sicuro. Quando un mostro viene specialato dal cimitero, possiamo pescare una carta. Ecco, molti potrebbero anche dirmi, ecco, sempre riguardo le differenze con l'Exodia di oggi. Anto, ma l'Exodia di oggi è FTK. L'Exodia di oggi con un turno prendi tutti e cinque pezzi in mano. Vero, prima era ancora più bello, perché potevi anche giocare carte settate, come vedete. Jar of Greed abbiamo, eredità di Yatagarasu tra l'altro, signori, ci ricorda qualcosa, abbiamo cupi di gente anziabile, ma soprattutto abbiamo il gioco del coniglio, veramente carte che vedete ci fanno pescare e ripescare. Erano situazioni comunque perfette, perché comunque non lo pescavi al primo turno, lo pescavi agli altri turni, quindi veramente sarebbe stato un macello. In end phase ovviamente l'avversario pescava e noi chiaramente in combo, vedete, in combo utilizzavamo tutte queste carte che ci facevano pescare l'avversario. Comunque l'avversario ci ha messo, cioè, un mostro che non fa evocare specialmente, e un mostro che banna tutte le carte, tutte le carte che abbiamo utilizzato sono bandite, ragazzi, cioè vi dico solamente questo. Dovessimo mandare al cimitero un pezzo di Exodia, abbiamo perso. Quindi comunque io vi faccio vedere questa partita per farvi vedere quanto era forte questo deck. Oggi, cioè, in qualsiasi altra situazione il nostro avversario già avrebbe vinto, già ci saremmo arresi. Eppure con il deck di Exodia, anche se ha le carte bandite, insomma, ma ce lo peschiamo Exodia. Sepoltura Shock, andiamo al cimitero Magliura. Chicken Game, vedete quanto era forte questa carta? Una pescata in più. E avete visto quanto è forte? Ci ha fatto pescare Anfora dell'Avidità, con cui abbiamo pescato due carte. Un macello, ragazzi, un macello. Ancora Chicken Game, vedete, peschiamo ancora. Cupidigia Insaziabile, peschiamo ancora. Cupidigia Insaziabile, perché è così forte? Sì, c'è quella limitazione che ci dice che non possiamo pescare per due turni, ma signori, noi peschiamo carte che ci fanno pescare altre carte. In questo caso abbiamo altre due carte, tre carte, quattro carte, cinque carte. È fatta, ragazzi, è fatta. Jar of Greed, peschiamo. Reckless Greed, peschiamo altre due volte. Eredità di Yata, peschiamo. Ecco, vedete, non abbiamo pescato i pezzi di Exodia, però abbiamo altre carte che ci fanno pescare, e così via, signori, capito? Si giocava in questo modo, si giocava in modo molto, diciamo, pesante, con carte che vedete, e poi ovviamente pescavi tutto il deck. Noi abbiamo pescato tutto il deck, e finiva comunque che pescavi tutto il deck e l'avversario non poteva far nulla. Ovviamente, ecco, ci sono, cioè, Chicken Game è bandito, Carità Graziosa è bandita, Carta del Ritorno Sicuro è bandita. Tra l'altro, signori, godetevela anche nella versione non censurata, peraltro, con l'omino nudo qui sotto. Bella roba, ragazzi, devo dire. Era veramente bella, bella roba, e ci fa anche assaggiare la potenza di carte come Chicken Game, come Carta del Ritorno Sicuro, Machiura, che non abbiamo potuto utilizzare, ma possiamo utilizzarlo perché è stato bandito, signori.
questo deck sui nostri banchi di scuola faceva veramente casino, ragazzi. E potete utilizzarlo, eh. Comunque nulla vi vieta di giocare senza regole di carte bandite. Molte persone che sono entrate nel gruppo dei campioni over si sono fatte rifornire di questo mazzo, o anche di altri mazzi, insomma, anche con carte bandite, perché con i loro amici giocano senza seguire le regole normali. E questa è una cosa molto bella, ragazzi. Cioè, per me è anche più divertente giocare così, eh. Cioè, intendiamoci, una cosa del genere. Cioè, con questo mazzo, signori, vince ogni partita, eh. Questa, non so se mi spiego, Chiaramente, ecco, ragazzi, sì, le persone che se lo sono prese, questo mazzo, hanno preso da noi. Anche voi potete farvi rifornire di tutte le carte, di tutti i deck che volete, basta semplicemente vedere sotto in descrizione. Scriveteci su Instagram, su Telegram, su tutti i nostri social, trovate tutto qui sotto. Se volete vi facciamo entrare anche nel gruppo dei campioni over, che è il nostro gruppo di allenamento H24, in cui venite allenati per qualsiasi cosa, insomma, se volete. C'è tanta possibilità, ma ragazzi, ma vi faccio vedere, signori, ecco, questo è un po' più recente, con questo deck ci hanno giocato, insomma, persone, diciamo, gli alunni della nostra epoca, ecco, possiamo dirlo. Il Trickstar, signori, Trickstar, che è l'ultimo engine, diciamo, FTK, a dover essere bandito, comunque limitato. Perché è così forte, signori? Perché è strafortissimo? Perché ovviamente tu utilizzi questo, era un deck più burn, se vogliamo, no? Tutto si basava sul mettere queste piccole fatine sul nostro terreno, che infliggono 200 all'avversario ogni volta che pesca una carta. Noi ovviamente utilizziamo anche carte come Trickstar Lifestage, che infligge per ogni danno che noi burniamo all'avversario 200 aggiuntivi, e poi ovviamente carte come Trickstar Reincarnation, che permettono di far scartare tutta la mano all'avversario e di pescare lo stesso numero di carte. Quindi in questo caso lui scarterebbe 6 carte, gli vengono inflitti 2x6, 1200 più 1200, 2400. Con questa carta sarebbero 2800, e in più, come se non bastasse, abbiamo carte come Droll and Lockbird, che ogni volta che l'avversario pesca impedisce che lui faccia altre pescate. In sostanza, tramite questa carta, utilizzando tramite un saggio uso di Trickstar Reincarnation e questa, noi possiamo fare in modo che l'avversario rimanga senza carte in mano. Questa è una delle mosse più unfair e più crazy di Yu-Gi-Oh! Ma vediamo, insomma, Trickstar Lifestage, solo che ha pescato, vedete? Solo che lui ha pescato e abbiamo inflitto tutti questi danni. L'avversario evoca Cyber Drago, evoca un altro Cyber Drago, aggiunge, ok. Signori, preparatevi a vedere la combo che ha reso questo mazzo passibile di ban. Allora, lui ha aggiunto una carta, no? Noi infliggiamo danni, infliggiamo tanti danni. Trickstar Reincarnation più Droll and Lockbird, guardate! Lui manda tutto via e rimane senza carte in mano. Utilizza ovviamente i pochi mostri che ha sul terreno per fare Vertanaconda, effetto di Vertanaconda. Utilizza fusione sovraccarico, utilizza Rampage, in cui ci distrugge il nostro Trickstar Reincarnation, ma noi comunque abbiamo Ash, attacca, ok, distrugge. Ma qual è il problema? Qual era il problema di questo mazzo? Che comunque, vedete, Trickstar Reincarnation permetteva di rievocare carte, quindi ripartiva. Tramite la signorina Candina riaggiunge alla mano un'altra carta. Utilizziamo Korobane, che potente. Vedete, questo deck era preparato a qualsiasi cosa. A qualsiasi cosa. E la cosa più brutta, sapete qual era, signori? Guardate ora, lui è a 200, no? 200. C'erano situazioni in cui lui pescava, solamente perché pescava, 200 e finiva. Questo è stato, secondo me, il deck burn più pesante di tutti i tempi, e per la sua possibilità di infliggere velocemente danni all'avversario, e soprattutto per la combo, una delle più famose del gioco, della storia, penso, Trickstar Reincarnation più Droll and Lockbird, con cui l'avversario rimaneva senza carte in mano. Ora, la situazione successa adesso, bene o male, l'avversario due mostri, per grazia di Dio, li aveva sul terreno. Ma ricordate che ci sono situazioni in cui l'avversario utilizza terraformare, benissimo, Droll più Trickstar Reincarnation, non ha più nessuna carta in mano. Lì la partita finiva e l'avversario, insomma, passava direttamente all'altra partita. L'altro deck che vi faccio vedere oggi, ecco, questo deck, signori, se diciamo lo hanno giocato, diciamo, possiamo dire, i nostri predecessori, compagni di scuola, potremmo dire, tra fine degli anni 0 e inizio degli anni 10, sì, possiamo dire così, siamo negli anni 20, ora noi giochiamo tutt'altra cosa. L'avversario, ecco, utilizza sempre un antimeta. Guardate, abbiamo comunque carte come Carità Graziosa, come Gioco del Coniglio, quindi comunque, diciamo, hanno potuto far belle cose. Gioco del Coniglio, l'avversario comunque ci risponde anche tramite Dark Bribe. Noi utilizziamo
vedete, noi cominciamo a pescare, peschiamo, chicken game ancora, no? Lo stesso sadico gioco di prima in cui blocchiamo l'avversario in modo vessatorio, peschiamo e qui comincia a vedersi l'engine di questo mazzo. Allora, utilizziamo carte zombie, ovviamente, qui è uguale a prima, dobbiamo pescare tante carte, ma utilizziamo un engine non more, puntini puntini, con cui facciamo porcate per il nostro avversario. E una delle carte su cui gira tutto è questa carta, guardate quanto è bella, ragazzi, Soul Absorbing Bone Tower, torre d'ossa, assorbi anime, stupenda, ragazzi. Se controlliamo un altro mostro di tipo zombie, l'avversario non può targettarlo con attacchi. Ogni volta che un mostro di tipo zombie viene specialato, manda le prime due carte del deck dell'avversario al cimitero, in modo da creare alla fine una vera e propria torre d'ossa. Cominciate a capire, signori, ogni volta che viene specialato un mostro, con questa carta noi mandiamo le prime quante due carte del deck all'avversario al cimitero. L'avversario ha ben 52 carte, quindi è molto difficile con questa combo, non c'è nessun problema. Sepoltura sciocca, l'avversario tra l'altro, guardate quante volte ci interrompe il nostro avversario, però vedete, noi utilizziamo carte, chiaramente, signori, questo è un engine che si utilizza tramite carte bandite, senza nessuna limitazione, come vedete abbiamo addirittura anche tre Foolish Burial, però, signori, vedete, si basa sull'archetipo Mayakashi, che evoca tranquillamente senza alcun problema. E vedete, cominciamo a fare i nostri spam summon e guardate che gioco che si crea con Torre d'Ossa, guardate come va a lavorare Torre d'Ossa, vedete, ogni volta che evochiamo mostri, via, ci fanno, comincia a mandare al cimitero carte dell'avversario, vengono droppate carte dell'oppo nel suo graveyard, è un macello, signori, è un macello, e qui la combo è totalmente partita, ma fuori controllo, noi evochiamo, l'avversario, signori, è partito da 52 carte, già abbiamo completamente smezzato il suo mazzo. Utilizziamo anche carta del ritorno sicuro, la portata di disperazione, avete visto? Ha utilizzato la Ividasta e noi comunque continuiamo ad evocare Card Destruction, tra l'altro abbiamo anche altre carte che fanno, vedete, che beffano completamente il nostro avversario in modo da andarvi a asciugare ancora di più il deck. Torre d'Ossa va a lavorare, signori, la Torre d'Ossa delle carte dell'avversario si è preparata, è quasi pronto, attenzione, è quasi pronto, vedete, utilizziamo, è bellissimo quando utilizzi le carte per l'uso per cui sono state concepite, e qui andiamo a finire completamente l'avversario, utilizziamo anche Mystic Mine, proprio una beffa incredibile in questo caso l'avversario, in questo caso anzi noi non avremmo potuto né attaccare né utilizzare effetti di mostri, una beffa incredibile, l'avversario dovrebbe pescare ma noi vinciamo perché lui non può più pescare. Veramente incredibile, signori, utilizzare queste carte, utilizzare questi deck oggi significherebbe molte volte anche farsi male, perdere amicizie, provocare varie risse, bestemmie e lingua morta, chiaramente è molto meglio non utilizzarla, però signori, ecco, osservate veramente questo gioco totale di Yu-Gi-Oh! Veramente, queste sono strategie davvero passate alla storia, con cui veramente andiamo a vedere il gioco espresso alla sua massima potenza. Era un modo di, insomma, di divertirsi e di utilizzare carte, chiaramente, ecco, ciò ci fa capire anche perché certe carte sono state bandite. Ovviamente Foolish Burial a 3, carte come Graceful Charity, carte come Pot of Greed, ecco, sarebbero pericolose non molto per la loro unfairness, ma quanto per il fatto che permetterebbero usi sconsiderati di certi archetipi al primo turno, chicken game, anche tutte le carte che in generale fanno pescare ed acquisire risorse. Capite perché dico sempre che sono carte molto importanti, le più forti del gioco, perché acquisire risorse è la mossa più performante che puoi fare e ti può andare a creare cose di questo genere. Signori, veramente un punto esclamativo su quest'ultimo archetipo, veramente molto molto carino, è il deck rip per l'avversario. Abbiamo visto mazzi come Exodia che permettono il nostro deck rip in modo da avere tutti i pezzi in mano, abbiamo visto carte come mazzi come il Trickstar che permette un end rip in modo che l'avversario non abbia più carte in mano, e questo mazzo che invece fa il deck rip dell'avversario, quindi tanti modi per vincere alternativamente il gioco al primo turno. Sono Anto Show e noi ci vediamo al prossimo turno.
Per vedere ancora queste magie di Yu-Gi-Oh! E vedere il gioco espresso alla massima potenza, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina. Il resto, signori, lo vedete sotto in descrizione. Contattateci pure sui nostri social, su Instagram, su Telegram, come volete. Entrate nel nostro gruppo dei campioni over e se volete possiamo fornirvi tutte le carte che volete. Vi mando un bacione, ci vediamo la prossima volta, come sempre. Il nostro grido di battaglia è più forte. Stay over, stay over, stay sempre. L'abbiamo visto anche oggi. Over!